Ragazzi, la partita contro la Roma e l'Udinese non l'ho potuta registrare perché ho avuto problemi a salvare la clip. Ve la racconto velocemente. Contro l'Udinese abbiamo preso un gol a causa del portiere, ovvero Francesco Timo, che si è fatto passare in mezzo alle gambe e un tiro, però comunque sono riuscito a rimontarla. Mentre contro la Roma da 3-0 una super rimonta che si è conclusa al 94esimo con due gol di Diego e uno di Daniele Greco che ci hanno permesso di pareggiare contro la Roma. Una super rimonta veramente, ragazzi, che si è conclusa per l'appunto al 94esimo dopo io che mi ero arreso. Per fortuna poi sono riuscito a risalvare la partita contro il Verona. Ora però ragazzi vi lascio al Loose Game del passato che vi farà vedere altre tre partite. Bella a tutti ragazzi, qua è il Loose Game che vi parla. Stavolta non ricominciamo da dove ci eravamo lasciati. Penso che vi avrò spiegato un po' la situazione con una piccola spiegazione. Non so come avrò fatto, però vi avevo spiegato un po' come stanno le cose. E quindi ragazzi non ci posso fare nulla, ho provato in tutte le maniere, però non ci posso fare nulla, quindi continuiamo la nostra carriera da qui dal Verona. E prima di iniziare però ragazzi volevo far vedere una cosa. Qui nel lob squadra sono saliti di uno qualche giocatore, ovvero Rocco Giardo, Alessandro Forte, Michele Sodero, Andrea Pizzolante, Vincenzo Giardo è salito di uno anche lui, Vincenzo Ferilli e Diego Giardo sono saliti di uno, quindi piano piano pure quelli che non ho nominato piano piano andranno a salire. Ragazzi, mi dispiace veramente molto per queste due partite, però non ci posso fare veramente nulla, anzi è già una fortuna che sono riuscito a recuperare queste col Verona, quindi niente, andiamo a giocare questa partita. Eccoci qua Tutte le ragazzi, attenzioni sono su questo in questa giocatore. partita Tre contro arrivi nelle l'Hellas ultime tre Verona. uscite. Perdono il possesso del pallone. Gran palla in Attenzione qui, mezzo. bellissima Palla che finta al medissimo. azione verso Simone Morlano che si Fa ferma. male qui. Ragiona, poi il tiro a Pallone in giro rete, sul si primo aprono dunque le palo. marcature. Sempre lui, Simone Morlano. Di passaggio ha riconquistato palla. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Non Attenzione ferma qui, il gioco Angelo l'arbitro. Vantaggio. resiste al pressing e manda Edoardo, che a sua volta vede Alessandro Morlano, che però si deve fermare, ma vede Opportunità. Mattia Si che può con andare a un più due con questa piccolo formazione piccolo piccolo abbastanza tiro la rassicurante. butta Ma anche che lui ovviamente lascia ancora qualche dentro. spiraglio nel campionato italiano. Calcio allo Mattia studio, con novità un super importante. C'è spazio, triangolo, occasione. punta la porta, Situazione complicata per dribble il l'Udinese. portiere, la Fortuna il butta cruciale senza dentro. problemi. Della Fa lo porta sgambetto vuota. pure l'avversario, non contento. Super gol di Mattia. Occhio che guadagna metri. Occhio a Palla questo messa cross dentro. verso Una giocata che non Mattia. dimenticherà. È arrivata la più bella. Super Mattia in questa gara. Finisce ragazzi 4-0 e quindi si va subito alla prossima partita contro il Milan, molto importante anche quella. Gioia Eccoci per qua San Siro per prima ragazzi, a vittoria che San potrebbe garantire Siro, quella Serie A. partiamo subito, io Lecce che direi può mettere ragazzi, il la vertice in collata da un squadra vero Milan tanto Mine. Lecce sono campionato tutti che speriamo titolari, possa tranne regalarci Pedone e emozioni e Greco che gol. giocano al posto Molto di Edoardo interessante Giardo e l'atteggiamento con cui scenderanno Angelo in campo le Micali. due squadre. Lo vede Palla in lo mezzo, scenario. dove c'è Gran Gabriel, palla finito. Gabriel non tira, prova ad agganciare il pallone invece di fare una conclusione al volo. Prova a stoppare il pallone e sbaglia però. Guadagna Attenzione metri. Gabriel di qua, vede Vincenzo Ferilli che vince un rimpallo Può scatenarsi sulla finalmente. corsia. Vincenzo Ferilli Hanno entra l'occasione di dentro, passare in Vincenzo vantaggio. Ferilli di Pallone in destro, rete. sfonda la Palla porta finita. e quindi ci porta in vantaggio momentaneo. Finalmente Vincenzo Ferilli. Di Lo vede eleganza. Allegri. Il pallone Ha provato dato da l'azione d'andata. Vincenzo Ferilli Ministra verso conclusione sul fondo, Francesco senza problemi per Bisanzi, il poi il cross portiere. su Ci ha Diego che salvato. però Al non minuto inquadra la diciannove. porta, peccato. Può spostare le corsie. Attenzione, C'è il possesso Francesco per il Milan perdere dopo il vantaggio. Leao. Possono trovare il gol del pari, attenzione. No, 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 non l'ho L'arbitro assegna il preso. calcio di rigore, attenzione Dai, ma perché qua, potrebbe arrivare il mannaggia. pareggio. L'arbitro è stato clemente in questa Dai, non l'ho occasione, potrà proprio starci preso. credo anche il cartellino. Ha commesso un brutto Ma fallo, boh. Giovanni. Andati anche peggio. Peggio.
Sbaglia! Finalmente, un po' di fortuna anche dalla nostra parte. Attenzione, attenzione. Muove molto bene il pallone qui il Milan. Efficace il possesso rossonero. Rigore. Ragazzi, sto giocando tanto per, lo so che dovrei concentrarmi. Sto facendo lo scemo a dare questi rigori qui. E stavolta ancora! Sbaglia ancora Zlatan Ibrahimovic. Per fortuna, ragazzi. Da ora in poi non faccio più le scivolate a occhio. Ora solo L2 a manetta e così si marca. Basta, non faccio più lo stupido. Punizione, attenzione. Si buttano sempre in scivolata su Daniele Greco, che però li punisce con un super tiro a giro. Palla respinta dal difensore. Si riparte subito da quel lato. C'è Daniele Greco che come sempre con la sua velocità punta l'uomo. Ancora Daniele. Daniele fino al fondo. Daniele pazzo. Oggi pazzo ragazzi, in mezzo alle gambe è passata Tatarusano. Eccola qui ragazzi, la palla che è passata sotto le gambe a Tatarusano. Occhio qui ragazzi. Rocco. Poi Luigi per fortuna si mette davanti. Vinciamo 3-0 anche col Milan. Si va direttamente all'Atalanta ragazzi. Eccoci qua ragazzi, palleggiano Di Gociardo, Abruscato, Micali e Bisanti. Ragazzi, io vi voglio solo far vedere la squadra perché ho fatto qualcosa di particolare. Ragazzi, visto che la squadra non l'ha fatta vedere, ve la faccio vedere da qui. Ho scelto la difesa a 3 ragazzi per magari dare più densità al centrocampo, per non far avvicinare Muriel. E Muriel, Zapata, chiunque l'Atalanta schieri. Ragazzi, che culo! Che culo! No! Avete, cioè, ora vi farò vedere cosa è successo. Bellissimo! Ragazzi però godo perché cioè a noi non ci fischia in Valli, mi hanno buttato giù e non ha fischiato, allora se li tocchi rosso. Ragazzi non c'è problemi veramente, appena prendono palla noi ci siamo sempre. Il karma mi ha punito, loro non hanno segnato che hanno fatto traversa linea, il karma ci fa lo stesso a noi ragazzi. Palla lunga per Diego Giardo che ha preso gusto con questi inserimenti da dietro. Super tiro, peccato. Attenzione a questo lancio, deve uscire subito Rocco Giardo. Meno male. Ottima occasione. Attenzione qui Rocco. Non riesce a fare nulla. Niente. Attenzione intanto Muriel di qua. Vabbè Muriel punisce. Se Andrea Casi e Riccardo salgono, Muriel punisce ragazzi. In progressione, continua ad andare. Palla in mezzo. Dove c'è Diego? Buttato giù, è rigore. Dai, me l'hanno rotto, come no? No vabbè. Dai però mi hanno buttato giù il giocatore. Me l'hanno stoccato. No, è Morlano, mannaggia. Ragazzi, non è rigore, no, me l'hanno solo. Vabbè, ragazzi, facciamo qualche cambio qui perché sennò la partita non si sblocca. Due squadre. Vabbè. Possesso palla per gli avversari. Ancora, continuiamo ad attaccare noi. Ha spazio per andare. Può riaprirla qui. Vincenzo Ferilli. Dai. Non è ancora finita. La partita finisce quando l'arbitro fischia, mi disse un vecchio milanista. Subito Luigi Micali a pressare, manda Simone Morlano. Attenzione ragazzi, 4 contro 2. Ci provano ancora, non è finita. 4 contro 2, palla per Diego che di là l'ha buttata dentro.
La partita finisce quando l'arbitro fischia. Ragazzi, è finita 2-2 per fortuna. Per fortuna, ragazzi, ci portiamo in vantaggio. Un vantaggio, un pareggio. Un punto è meglio di zero. Sto ripetendo le stesse cose che ho detto contro la Roma. Quindi, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Mi dispiace moltissimo per quelle due partite che non avete visto, però mi dispiace, niente. Comunque, ragazzi, io spero che, ripeto, questo video vi sia piaciuto. Iscrivetevi, lasciate like e condividete il video se anche i vostri amici vorrebbero vedere questa super carriera. E niente, noi ci vediamo domani con due video se raggiungiamo i 10 like a questo episodio. E se no, ci vediamo con un solo video domani. Vi faccio vedere le prossime tre partite, ragazzi. Sono contro Napoli, Benevento e Juve. La Juve finalmente. Quindi non ci resta che prepararci per domani. Io vi lascio oggi così con queste tre partite, due vinte e una pareggiata. E niente, noi ci vediamo. Bella.